Andiamo, dai. Buonasera mister, sono terminati questi due giorni di allenamenti congiunti. Ieri la gara ci ha dato il risultato di 9-0, oggi di 6-0. Che cosa le lascia di questa gara e che cosa c'è bisogno di migliorare nel gruppo squadra? Di migliorare su tutto? Ci mancherebbe. No, abbiamo cercato di mettere minuti nelle gambe facendo fare quasi a tutti una partita completa. Dobbiamo essere contenti che non è successo niente, che stiamo portando avanti un discorso. Poi è chiaro che c'è ragazzi più avanti e ragazzi più indietro. Questo fa parte del gioco. Mister, due partite col 3-5-2, un indizio in vista di Terni o domani e dopodomani gioca a 4 e ci sono... No, non lo so come giochiamo a Terni. Dovremmo vedere bene anche chi sta bene e chi non sta bene. C'è ragazzi che sono in ritardo, tipo Plescia, che è arrivato, che era fermo da un po' di tempo. Perciò dobbiamo metterli in condizioni. Brutte figure non dobbiamo farle fare a nessuno. Perciò noi dobbiamo preparare bene questa partita, cercare di fare il massimo per il momento che è, cercare se è possibile di passare il turno, perché tanto nel calcio mai dire mai. Poi loro sappiamo che sono bravi, che sono una bella squadra, l'hanno dimostrato in un anno, però prepararsi bene, cercare di divertirsi, rompergli le scatole sarebbe già qualcosa di importante per noi. Ecco, appunto, Plescia è l'attaccante che la rispecchia. E poi un'altra domanda, come arriva la squadra in vista della gara contro la Ternana? Ma loro hanno 3 settimane di lavoro più di noi. Onestamente dobbiamo fare una partita d'attenzione, di sacrificio, perché è chiaro che dobbiamo mettere in campo quelli che stanno meglio fisicamente senza guardare tanto per il sottile. Prepararla bene e poi vedere quello che succede. Provo a portarla un po' sul mercato, lo so che è difficile, lei dribbla, però in attacco si aspetta almeno come caratteristiche un Brevilinio. E poi le volevo chiedere, Santaniello, che tutti danno in partenza, ma è impossibile pensare che possa restare? Ma guardi, io l'unica cosa che posso dire del mercato è che qualcosina faremo ancora. Poi dell'altro, di uscite, entrate, caratteristiche. Noi, parlando delle caratteristiche, è evidente che a noi ci manca uno rapido, uno che salta all'uomo, uno che abbia un cambio di passo. Ma queste sono cose che sappiamo, insomma. Dobbiamo sperare di riuscire a trovare quello che fa il caso nostro. Non è così scontato, perché quando vai a cercare determinati giocatori, poi ti presentano il conto. E noi non vogliamo passare per quelli dell'anellino al naso, no, penso che dobbiamo avere anche rispetto di chi ci paga, perciò noi dobbiamo fare delle cose per bene, senza furia, ci abbiamo un po' di tempo. L'importante è completarla bene, la base c'è, la base è una base buona, se riusciamo a completarla bene possiamo fare bene. Santaniello, no, ti stavo rispondendo. Santaniello è come Bernardotto, è come Maniero, fa parte di questo Avellino. Poi il mercato che verrà in questi giorni, da qui fino alla fine, che ti dirà chi rimane o meno. È chiaro che se prendiamo un altro attaccante, ci sono 6 attaccanti, è chiaro che almeno un paio devono muoversi. Questo penso sia anche giusto nei confronti dei ragazzi stessi. Tutto qui. A proposito di attaccanti, Messina si è messo in mostra oggi con una tripletta, vediamo che è un calciatore che in allenamento sta facendo molto bene, di carattere lei l'ha riguardito anche soprattutto quando non ha passato il pallone al compagno di squadra a Maniero, che cosa ci può dire su questo attaccante? No, il ragazzo ha delle qualità, non è che lo stiamo iniziando a conoscere, a campo basso male, oggi bene, era molto più vivo, molto più reattivo, è un ragazzo che la porta, la vede e la sente, questo è una caratteristica che ha, però è un ragazzo che viene da una categoria dove si deve migliorare molto, e secondo me ha un difetto che a volte aspetta troppo la palla sul controllo, deve accorciare molto il passo, e sono tutte cosette, poi i movimenti ancora siamo appena agli inizi, noi purtroppo sono 10 giorni, 11 giorni che ci alleniamo, a Terni sono 14 giorni, non è che possiamo, abbiamo caricato una settimana, ora stiamo cercando un pochino, anche perché ripeto, noi portiamo un nome e di fare figuracce non mi va, tutto qui.
piste alterne non ci saranno i tifosi della curva, perché hanno deciso fino a quando stanno queste direttive di non venire. Quanto può pesare questa assenza dopo che dallo scorso anno ha assistito? No, io, a me dispiace, a me tutte. Io non vado dentro il merito delle loro decisioni perché sono cose personali, però io dico che un passetto verso in avanti, verso anche la squadra, queste cose qui, penso che lo dobbiamo fare un po' tutti, no? Nel senso, ci sono delle regole. Purtroppo in questo momento, con questo Green Pass e distanziamento, ho letto quello che ha detto anche Franco Iannuzzi. Dal suo punto di vista ha anche ragione, però io mi metto dal punto di vista mio, e la voce, il tifo, le cose, farsi sentire è una cosa bella per noi. Perciò dispiace, però se loro decidono in una certa maniera, noi non possiamo fare altro che accettarla. Va bene? Posto, grazie mille.